fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows, that's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. Plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye. Take this waltz, take this waltz.
take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. On a chair with a dead magazine, in the cave at the tip of the lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. Take this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had a thousand reviews. There's a bar where the boys... Due sogni, quello di una comunità parrocchiale di offrire un servizio al territorio di Epigia, quello di un'altra comunità che è il gruppo Abeliano, di continuare a operare a servizio della cultura. Vi dicevo, nella fine degli anni Ottanta, questo luogo nel quale ci troviamo era un luogo di spaccio e di consumo di eroina. E era noto come il buco della morte. E quindi la comunità parrocchiale che sorgeva qui accanto si fece carico di sognare una resurrezione di questo ambiente e trasformarlo da un luogo di morte in un luogo di vita. E così tutto quello che la comunità è riuscita a realizzare lo ha fatto con questo grande obiettivo, vi assicuro, con i risparmi dei parrocchiani. Chiaramente c'era bisogno anche di un partner di livello, perché chiaramente le comunità parrocchiali non sono nate per fare spettacolo, e una storia un po' travagliata che negli ultimi anni si era interrotta. Io sono contentissimo questa sera di poter offrire al quartiere di Epigia, anzitutto alla città di Bari, questa nostra struttura, perché possa diventare un luogo di crescita nell'umanità. Credo molto nell'impegno culturale e credo che la società attraverso queste forme possa esprimere il meglio di se stessa, soprattutto in un periodo difficile come quello attuale, ma anche come quello che sarà prossimo. Per cui ci affidiamo alla cultura, avvicinata poi alla Chiesa, io credo che sarà la migliore espressione, il miglior augurio che la provincia di Bari possa farvi. Auguri, grazie. Io oggi sono molto felice anche come cittadino di Epigia, di questa grande novità, di questa grande scommessa, perché Epigia sì, è vero che era visto come il quartiere dello spaccio, ma adesso è vista come
il quartiere dove è partita la prima raccolta differenziata, il quartiere che ha fatto la battaglia insieme a tutti gli altri sulla fibronit, quindi ha lavorato per dare benessere anche ambientale, il quartiere che ha tanti campi di calcio, il quartiere che ha delle strade larghissime, che ha anche dei bei giardini, che ha tante chiese meravigliose, c'è tanto volontariato e c'è anche il quartiere che lotterà anche perché si possa aprire al mare facendo portare le ferrovie in binari anche dall'altra parte della città. Quindi è un quartiere importante e non è un quartiere di periferia, è un quartiere della nostra città. E avere qui oggi un teatro significa dare la possibilità a tanti ragazzi, quello diceva a Don Enrico, cioè il fatto di poter portare i ragazzi qui a teatro, in quartiere, da tutti gli altri quartieri, ma dagli Apigia in particolare, per noi come amministrazione comunale è una delle cose più belle ed è una scommessa che vinceremo, perché i ragazzi hanno bisogno dei teatri, hanno bisogno dei luoghi della cultura. E poi fatemi salutare pure Don Franco Lanzoni. E in tempi così difficili l'apertura di un teatro è segno di speranza. E devo dire che Signorile ha avuto forza e perseveranza, perché dopo un periodo lungo di difficoltà ha osato. E chi osa in genere viene premiato, soprattutto se osa in nome della cultura, che è la cosa più importante per il nostro avvenire. Auguri, in bocca al lupo. Grazie. Io sono veramente lieto di essere qui, intanto perché, come diceva la collega Godelli, quando si riapre un teatro, ma soprattutto quando si consente all'Abeliano di continuare nella sua azione, un'azione che ha fatto cultura in questa città, un'azione che ha allevato una grossa schiera di artisti, io ritengo che la città non può che esserne lieta e poter salutare con simpatia e anche con un po' di orgoglio questo sforzo e questo impegno che è tutto nella forte determinazione di Vito Signorile, che non si è lasciato abbattere, ha saputo superare anche talvolta inascoltato da parte delle istituzioni. E quindi successi all'Abeliano, successi agli Apigia e soprattutto un grande avvenire alla nostra città. Questo è quello che possiamo insieme, istituzioni, iniziative private, associazionismo, poterci augurare. Questo è quello che stiamo facendo e convito, io penso che agli Apigia questo pomeriggio, questa sera, diamo una grande risposta. Tanta, tanta buona fortuna. E allora siccome questo nasce all'insegna della regione, la regione da poco tempo si è dato un nuovo stemma, perché per effetto, fin quando varrà, per effetto della sesta provincia abbiamo dovuto cambiare il nostro crest, il nostro logo, e io penso che nella stanza del direttore dell'Abeliano, che è il direttore di un teatro che non ha soltanto la dimensione del quartiere di Apigia né la dimensione della città di Bari, ma almeno la dimensione regionale, io penso che non possa mancare il nuovo simbolo e il nuovo schema della regione. E grazie a Vito, perché è lui che ci ha guidato, è lui la mente, direi il faro di questa iniziativa, nella quale all'inizio pochi, qualche mese fa pochi credevamo, e gli dobbiamo chiedere scusa per non averci creduto sino in fondo. Però tutto è bene quel che finisce bene, auguri e grazie soprattutto alle autorità. Questa è una città che vuole diventare, che si vuole candidare a capitale europea della cultura. Pensiamoci profondamente a questo, che ci pensino gli amministratori, perché al di là di certe celebrazioni che servono per celebrare i celebranti, rimane poi la realtà di una città che finora ha fatto poco per la cultura e che ora deve fare molto di più.
Grazie. Ma io ho finito di lavorare adesso, sono venuto subito. Si apre un teatro qui che non ci stavo sentendo, mi sembra proprio. Peraltro è impressionante vedervi tutti qui, ovviamente è un'emozione fortissima. Mi sembrava di essere capitato, un attimo, do di diaframma, mi sembrava di essere capitato a Bruxelles o in qualunque altro luogo della cultura internazionale. Invece eravamo e siamo, vero? Lei me lo conferma, non sto sognando, vero? Siamo a Iapigia e siamo qui presenti con una lunghissima storia, quella del teatro Abelliano. E ecco, è un momento di grande felicità, è un momento di grande felicità anche perché questa tradizione, questa solidarietà che è partita attorno al teatro Abelliano è arrivata sino qui. Peraltro in un quartiere fondamentale per le sorti della battaglia. E nella lotta alla mafia i teatri erano più importanti delle direzioni distrettuali antimafia, eppure io lavoravo lì allora. Mi permetto di dire che alla luce di 7 anni e mezzo di lavoro di sindaco continuo a pensare che in effetti i teatri e molti altri luoghi della cultura e della umanità siano più importanti delle sanzioni, delle multe, della idea dello Stato autorità. Lo Stato, in qualche caso comunità, è molto più utile a cambiare la storia di quanto non lo sia lo Stato che si veste da magistrato, da poliziotto, da carabiniere, fermo restando che il luogo di cui parliamo è un luogo, questa parrocchia, è un luogo speciale da tempo, è un grande presidio di umanità, di legalità e anche in tempi difficilissimi che non ci siamo dimenticati, questa parrocchia è stato il simbolo della lotta della città di Bari e del quartiere nei confronti, diciamo, della mafia più pericolosa che c'era in questa città. Li abbiamo convertiti, non solo arrestati, quasi tutti, e quelli che non si sono convertiti li inviteremo a teatro. Grazie. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with fingers crossed, everybody knows the war is over, everybody knows the good guys lost.